Noi dobbiamo innanzitutto smontare una colossale balla che si sta diffondendo a reti unificate ormai da 72 ore, ossia questa cosa che il super bonus costerebbe 2.000 euro a testa, anche ai neonati, anche a chi non ha la casa, anche senza tetto. Questa ha detto Giorgia Meloni. Una balla. Giorgia Meloni ha detto una colossale balla e va detto in tutte le sedi. Perché? Prima perché, cosa. Spiega perché il super, però. Perché esatto, così. Spieghiamo certamente. Prima cosa, il super bonus dai dati di Enea, e io invito tutti ad andare a visitare il sito di Enea che mensilmente fa un report di quanto ammonta il super bonus dividendo per regione, per tipo di fabbricato eccetera, ci dice che il super bonus per gli importi di lavori andati in detrazione si parla di meno di 50 miliardi, quindi non stiamo più parlando di 110 miliardi come dicono loro. A questa cifra però dobbiamo detrarre, mi scusi, a questa cifra dobbiamo detrarre il ritorno economico, perché è un investimento. Chi dice questo non sa come funziona l'investimento nel nostro paese. Un investimento ha un ritorno economico in termini di gettito fiscale, in termini di posti di lavoro attivati, in termini di appunto di contributi lavorativi attivati, in termini di risparmio per l'ambiente, riduzione delle non è una favola, guardi, non lo dico io, lo dice il Censis, lo dice Eurostat. Com'è che nessuno di voi ce l'ha con Industria 4.0? Dai, fate ridere. Se ne sono buttati una marea adesso. Attivati, mi scusi, investimenti pubblici attivati anche con un contributo dello Stato. Lo Stato ha deciso di fare un investimento con un ritorno economico importante. Quindi lo dobbiamo dire, dottoressa Merlino, questa favola dei 2.000 euro a testa è una balla e va smentita in tutte le sedi, perché non è vero. Certo, la colpa è sempre di Conte. In questo paese qualunque cosa accada, la colpa è sempre del Movimento 5 Stelle. Che non governa da due anni, allora, tra l'altro, il Movimento 5 Stelle ha portato, e nel governo Draghi c'eravate pure voi, quindi riesce a finire un discorso, facciamolo finire, lei parla dopo Baldino, un confronto con Gasparri, perché arriva, parla supercazzola e poi se ne va senza contraddittorio. Io vorrei chiedere a Gasparri, se c'era questo buco di bilancio, se questo decreto era così disastroso, perché nel governo Draghi, dove c'eravate anche voi, non avete corretto il disastro del 5 Stelle? Anzi, che cosa abbiamo fatto nel governo Draghi? L'abbiamo prorogato di un anno, perché doveva scadere nel 22, l'abbiamo prorogato nel 23, abbiamo allargato le maglie. Bella domanda, perché dai, non siamo intervenuti prima? Visto che nel governo c'eravate pure voi. Perché? Noi non governiamo da due anni, Conte non governa da due posso anni. Rispondere. Perché avete fatto un decreto legge? Perché non avete fatto un disegno di legge? Non gratuitamente. Il decreto legge è immediatamente Conte in vigore. Già gli effetti di quel decreto sono sulle spalle dei cittadini e delle imprese. Questa è la grande critica fatta a Conte. Se dai la sensazione a un paese intero che tutto può essere fatto gratuitamente, poi ti ritrovi che prima o poi qualcuno deve correre ai ripari. Questo ha detto Gasparri. No, io aggiungerei a questa hit parade i video della Meloni in cui in campagna elettorale prometteva di tutelare i diritti del super bonus. Aggiungerei tutti i fratelli d'Italia che hanno partecipato insieme a noi ai convegni con il mondo edile, dove dicevano che avrebbero sicuramente contribuito col mantenimento di questa la misura. Meloni a cui fa riferimento. Io aggiungerei, mi scusi, un atto di Rampelli che chiedeva al governo Draghi, l'ho ritrovato, di prorogare il super bonus di un altro anno e di estendere l'agevolazione anche al settore alberghiero, quindi a proposito di quelli che dicono i ricchi. Questo bisogna dire, perché io credo, dottoressa Merlino, che se il governo avesse, se gli esponenti di Fratelli d'Italia e di Forza Italia e della Lega avessero detto in campagna elettorale, non soltanto a settembre ma anche oggi alla campagna elettorale in Lombardia, se gli avessero detto agli imprenditori che il giorno dopo, avrebbero fatto il decreto che blocca la cessione dei crediti, attenzione, di tutti i bonus edilizi, non soltanto del super bonus. Io non credo che il risultato elettorale sarebbe stato lo stesso. Quindi qui c'è anche un elemento di lealtà e di tradimento, allora, nei confronti di un elettorato.